Ed eccovi cari amici, ben trovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua. Oggi prepareremo una specialità amata e invidiata perché è difficilmente imitabile altrove oltre all'Italia, un piatto che fa impazzire dai più grandi ai più piccini e con me, beh, non sarò da sola, ci sarà un maestro proprio per servirvela calda, croccante e ricca di un sacco di ingredienti firmati a Salsa da Nonna, gruppo Muraca. A tra poco! Bene, è un ottimo piatto, presuppone anche delle mani esperte e degli ingredienti di ottima qualità. Quindi, prima vi voglio presentare le mani esperte, benvenuto allo chef pizzaiolo. Ciao. Michele Entrieri, benvenuto a casa tua. Grazie. Come va? Benissimo, una bella casa. È una bella casa, grazie. È accogliente. Ci fa molto piacere, l'importante è questo perché voi ci raggiungete da ovunque, quindi è bene sentirsi un po' a proprio agio, certo, quindi certo. Questo ci fa assolutamente piacere. E sei oggi qui non solo per lavorare con un prodotto insomma che ti vede quasi da bambino, no? Coinvolto? Sì, sì. Per fortuna sì, o purtroppo, non lo so. Cosa fai nella vita? Dimmi un po', cosa fai nella vita? Se non volessimo leggere, ecco qui. No, io faccio il pizzaiolo. E in più faccio l'istruttore, quindi formo i nuovi pizzaioli, i futuri pizzaioli. Il formatore dei futuri pizzaioli, quindi che poi solo in Calabria oppure anche in Italia? No, in Italia e all'estero pure, ho questa fortuna di... Che meraviglia, quindi sicuramente chi avrà il piacere di spostarsi gli capiterà di mangiare la pizza forse di qualche pizzaiolo che ha formato, ecco qua, il nostro Michele Entrieri, giovanissimo ma ferratissimo riguardo alla panificazione e alla pizza. Bene, siamo qui invece per un motivo anche particolare, perché a un certo punto della tua carriera da pizzaiolo hai incontrato, bontà mia e bontà sua, hai incontrato lungo il tuo percorso Giacomo Muraca. Oddio, wow. Giacomo Muraca, che appena lo nomini di solito, non so perché, o telefona o si fa trovare o se ne esce con una sua trovata, chissà cosa accadrà. Eh sì, è ingombrante Giacomo. Sì. Infatti ci sarebbe posto anche per lui. E quindi dicevamo, hai incontrato Giacomo? No, raccontami proprio, se si può, testualmente, cosa certo. È successo. Ho incontrato Giacomo e l'ho invitato un giorno alla mia presentazione del libro, perché ho scritto un libro. L'abbiamo visto durante? Sì, durante la presentazione là in Fiera Catanzaro. Mediterranea Food and Beverage? Nell'occasione di quella presentazione del libro, Giacomo... Si è innamorato. No, sei già innamorato prima. Diciamo che dalle domande che facevano le persone che erano nel pubblico della presentazione, lui ha colto subito il modo per fare qualcosa di buono anche nel mondo della pizza. E quali che già erano queste domande, ad esempio? Ad esempio, quale farina utilizzare, perché il lievito naturale, il lievito fresco, perché l'acqua se ha qualche motivo di essere usata... Come, se ha un'importanza nell'impasto. La tipologia. Sì, la farina che oltre che sappiamo che è una polvere bianca, ma ha delle caratteristiche specifiche. E diverse. Certo. Va bene. E tutte queste cose qua. Poi? Tutta l'ingredientistica. E da là mi ha coinvolto, chiamandomi alla sua azienda, per fare questo un kit. Tanto lui aveva. Pomodoro ce l'aveva. Ecco, lui aveva il pomodoro, il suo grande amore, la salsa da nonna, musa ispiratrice di tutti i suoi progetti così. Che poi è l'ingrediente principe della pizza, ecco, no? Certo, un buon pomodoro me lo insegni oltre alla lievitazione fondamentale. Certo, perché prima della mozzarella, no? Quando Gennaro Esposito fece la pizza alla Regina Margherita a Napoli per festeggiare una vittoria di Garibaldi. Certo, prevedeva solo... Solo strutto,
La manistucola si chiamava, masturicola, scusate, ho invertito qualche consonante. Sì. Però per strada, dato che a Napoli facevano pure la pasta, per strada così, gli spaghetti al pomodoro, qualche pizzaiolo metteva anche il pomodoro sulle prime pizze che si facevano per strada. Ecco. Quindi diciamo che l'ingrediente di base era di base della pizza. Va bene, andiamo a noi allora. Andiamo a noi e vediamo qui sotto una cupola. Intanto qualcosa già bello e pronto qui in questa teglia. Io inizierei però dalla fase iniziale. Diciamo, okay. Anzi, dalla seconda, terza fase. Spiegami un attimo, perché poi per la prima ho già sentito bussare. Ok. Capito? Ha sentito che lo chiamavamo, dimmi. Questi poteri. Allora, quindi cosa c'è sotto questa bella cupola? Qua sotto c'è un impasto ottenuto miscelando acqua, farina, lievito e sale e basta. Ma tu mi devi spiegare com'è possibile, perché voi non l'avete visto, ma io sì. Neanche un'ora fa l'ha impastata. Certo. Giusto? Si presenta tale quale ad un impasto che vede almeno 70 ore di lievitazione. Vabbè, non esageriamo. 48. Dai, diciamo, vedo le bollicine, cioè 24. 24 dopo un'ora, sì. Guarda, 24 ore. Guarda qua, vedo già le bollicine, bellissima, ha una consistenza ottima. Io di solito la faccio, per cui no, insomma, si vede che sei esperto, già da come hai parlato di lievitazione, quindi direi che non sei proprio profana. No, cucino. Allora, quindi chiamiamolo. E qua? Giacomo? Dai, Giacomo Muraca, vieni qui, spiegaci questa pizza federale. Ciao, raga! Che state combinando? Che state qua? Bene, ciao, ma scusa, io lo so che tanto tu vuoi il bacio, scusami. Ma io vorrei restare, mi permettete vorrei stare, se mi fate accomodare. Guarda, c'è un trespolo qua. Oh, grazie. Rosso pomodoro, ti piace? Sì, ecco. Pomodoro è... Benvenuto a casa tua, comunque. Casa mia? Certo. Casa nostra? A casa nostra. Casa di tutti. Guarda, casa di è più tua che mia. È più tua che mia. Guardate qui cosa c'è. Ti seguo veramente, sei brava, bravissima. Grazie. Bontà vostra e dei vostri prodotti e della vostra credibilità indiscussa. Allora, dicevamo, mentre il nostro bravo pizzaiolo, che tra l'altro viene fuori da un corso full immersion che ha fatto per nuovi allievi pizzaioli, tu Giacomo, dai, raccontami brevemente come nasce appunto questa idea. Tu vai tranquillamente. Pizza? Vai, fai la pizza. Ok. Michele non è un pizzaiolo comune, Michele è un maestro pizzaiolo, ciò significa che è un bravissimo conoscitore dell'impasto, della farina, della lievitazione, degli ingredienti che vanno messi nella pizza, tanto è vero che ha scritto un libro, Acqua, farina e magia, che... Io partecipai alla presentazione di questo libro di Michele Caranna e so, i pizzaioli sono bravi, ma se lui insegna anche a pizzaioli fatti vuol dire che certo, ha una certa professionalità, ha qualche punto in più. E partecipando a questa presentazione di libro di Michele, mm-hmm, mi sono reso conto che la gente che partecipava a questi incontri, c'era un ben nutrito numero di gente, mi sono reso conto che c'è una grande confusione nella preparazione della pizza e nella scelta degli ingredienti. Questo da che cosa è scaturito? È scaturito dal fatto che le domande che venivano poste a Michele mi hanno fatto pensare ad un bisogno, ad una necessità. Ad un bisogno, ad una necessità che veramente la gente ha nello scegliere gli ingredienti e nel fare la pizza e come farla. Finita questa presentazione, a Michele gli ho detto, Michele, perché non facciamo un kit? Ecco qua. Da mettere insieme per facilitare a tutti quanti coloro che vogliono fare la pizza. Michi, scusa, ma questa me la vuoi ultimare un attimo, che io avrei certo. languorino, visto che voi prima di registrare qua... E dargli le proporzioni giuste. Allora, mettere tutti quanti insieme, perché noi abbiamo fatto un kit dove miscelando in tutto, senza aggiungere niente... E cosa c'è nel kit? Apri. Nemmeno l'aria. Ecco, tra l'altro ci sono pure postumi delle tue castagne. Allora, nel kit cosa c'è? Ci sono gli ingredienti, dall'acqua, sì, perché l'acqua deve avere un certo pH, se non ha quel pH non è un'acqua idonea per fare la pizza, questo
detto da Michele, acqua ma poi provato acqua calabrese, perché al 90% qua all'interno abbiamo solo esclusivamente prodotti calabresi. Bene, bravo, bravissimo. Abbiamo la farina per la pizza, che facciamo preparare da un mulino speciale, con dei grani speciali, sempre selezionati da Michele. Il pronto pizza, che è fatto da noi, cioè lo facciamo noi come salsa da nonna, sì, ed è pomodoro 99,5% e 0,5% di sale. Ma pensare che all'interno di questa bottiglina, che sono 330 grammi, ci sono 700 grammi di pomodoro. Mamma mia. Cioè non lo abbiamo pressato. Ma abbiamo eliminato l'acqua e abbiamo mantenuto tutte quelle che sono le caratteristiche e gli ingredienti, gli odori, i profumi del pomodoro calabrese, solo esclusivamente calabrese 100%, per poter avere un prodotto fragrante, genuino, profumato, che ha tutte le caratteristiche di un ottimo pomodoro, raccolto a mano e trasformato il giorno dopo. Senti, quindi questa soluzione, diciamo Giacomo, quante pizze riesce a sfornare? Allora, con questa soluzione si riescono a fare 4 pizze da 400 grammi, quindi una famiglia di 4 persone mangia la pizza tranquillamente e con gli ingredienti che sono qui dentro, dall'origano, all'olio extravergine d'oliva, al sale. Lo mettiamo in uscita, è una spezia secca, quindi... Una spezia secca, la mettiamo in uscita, attenzione, attenzione, il nostro maestro pizzaiolo ci sta dicendo che le erbe secche vanno aggiunte. Alla fine. E la mozzarella invece, se io la volessi con la mozzarella? La mozzarella la mettiamo a metà cottura. A metà cottura, in questo capito? Caso. Ai. Ma è dentro il libro Acqua, Farina e Magia, c'è scritto tutto? Sì, sì, ci c'è scritto. E dove lo possiamo trovare questo libro? Nelle migliori librerie calabresi. Ho capito. Tu hai, tra l'altro Giacomo, scusami, perché è importante anche... dire che tipo di progetto c'è dietro alla tua professione. Va bene, io sono pure il presidente di un'associazione, si chiama La Fabbrica dei Mestieri, che con bello. La quale vorremmo promuovere tutti i mestieri legati all'enogastronomia. Bellissimo. Regionale del territorio. Bellissimo. Non so. Sai che c'è una tra l'altro un'altra iniziativa già in corso che fa parte delle denominazioni comunali di origine, di cui tanto abbiamo parlato e ancora parleremo. Quindi dare ad ogni anche manufatto artigianale una propria collocazione e valorizzarlo, perché no? Quindi in sostanza è molto simile a questo progetto. Sì, è molto simile. E poi abbiamo creato un marchio, la Scuola Italiana Pizza, con cui facciamo i corsi per pizzaioli in tutta in Italia, sì, e in qualche sede pure in Europa, in Lussemburgo, Belgio e Francia per il momento. Avete anche un sito internet, sì, magari, certo, per chi ci stesse ascoltando. www.scuolaitalianapizza.com. Chi risponde? Tu direttamente? No, c'è una segretaria. Va bene. E volevamo ci rispondesse lui, ma lui non c'ha tempo. Soprattutto poi dopo aver incontrato Giacomo, già era impicciatissimo, povero il nostro maestro. Poi ha incontrato Giacomo e lì non solo questa pizza per, diciamo, chi è tollerante al glutine. Hai pensato bene, finalmente, di rendere grazie anche a chi è intollerante al glutine. Quindi abbiamo fatto la pizza senza glutine, certo utilizzando una farina diversa, una farina di riso calabrese, perché anche in Calabria, per chi non sapesse, si produce il riso. Ma loro lo sanno, ti è? Lo sanno già loro. La piana di Sibari ne è piena, noi abbiamo l'azienda Magisa che ci ha supportato, diciamo, nella scorsa edizione, anche noi abbiamo supportato loro, perché vi abbiamo portato addirittura nelle risaie, abbiamo preparato dei piatti a base di riso eccezionali. L'ho visto. Bellissimo. Utilizziamo proprio la farina Magisa. Che bello. La farina di riso Magisa per il pizza fai da te. Bellissimo. Senza glutine. E insieme al kit ci sono anche le istruzioni, che in modo semplice, proprio semplicissimo, basta seguire le istruzioni del maestro Michele, sì, e chiunque a casa può fare la sua pizza, può provare a fare la sua pizza. Fate un po' vedere. Ci sono gli ingredienti e il modo di come utilizzare gli ingredienti per fare la pizza in un'ora. Non serve più niente, non serve più niente. Vorrei soltanto avanzare da consumatrice media, ma quanto costa portare in tavola 4 pizze
per chi è tollerante al glutine e 2 per chi è intollerante? Più o meno, dai. Così. Più o meno io penso che il consumatore finale con 5 euro può farsi 4 pizze a casa. Oh mamma mia. E magari metterci dentro quello che ha in dispensa, ultimarla come si preferisce, tanto a chi manca un'olivetta nera calabrese essiccata, vero un Giacomo? Un po' di mozzarella, un po' di prosciutto, soppressata, anduglia. Mamma mia, che bellezza. Invece noi oggi classica. Sì, margherita. Margherita. Noi la formiamo fino a margherita. Fino a margherita. Fino a margherita, margherita ci penserà Anna. Fino a pomodoro. Ci penserà Anna a casa sua a trovare gli altri ingredienti da poter mettere. Assolutamente sì. Allora, chef, com'è qua la situazione? Qua dobbiamo aspettare ancora un pochino. Aspettare. Senti, ma non è che ti andrebbe di prepararmi anche l'altra? Certo. Solo ad aprire un pacchetto di farina per usarla come spolvero, altrimenti. Ok. E poi ci fai vedere come possiamo impastarla. Io ti assisto, certo. A passargli gli ingredienti al maestro. Posso essere il tuo discepolo? Certo, io sono il tuo, quindi facciamo un po' per uno. Detto da lui, fate baratto anche a livello di conoscenza, perché il sapere si può anche barattare. Certo, c'è sempre da imparare. Ma io penso che in Calabria se collaborassimo un pochino tutti. Siamo potremmo qui per spingere questo. Veramente questi prodotti calabresi dove il sole ci aiuta veramente a farli maturare. Prendo un po' di questo olio. Sì. Anche se noi nel kits lo forniamo l'olio. E dai, utilizza il kit, per oggi non ce ne vuole. Oggi utilizziamo il kit, dai. C'è una bustina per le 4 teglie da 28. Sì. Olio extravergine sempre del nostro Giacomo. Della Madonnina. La Madonnina, sì. Prodotto nel territorio di Gimigliano. Che cultivar è la tua, Giacomo? Ma è la stessa. La cultivar è la Carolea. La Carolea è quella tipica, insomma, del Catania. Però vediamo un pochino la fase di stesura. Sì. Ma stacchiamo dal banco, un po' si è attaccato. Vabbè. Sì. Sono proprio contenta di averti qui oggi, Michele. Grazie. Ti ho incontrato, devo dire, per la prima volta in occasione della Fiera Mediterranea Food & Beverage. Lì, oltre a un sacco di prodotti, anche tante persone interessanti che fanno parte del ricco patrimonio enogastronomico calabrese. Io vorrei arrivare al punto che Michele ha spennellato la teglia così semplicemente con l'olio che trovate dentro questo kit e poi la va a posizionare chiaramente per tutto il diametro. E andrei dritta dritta in pubblicità perché dopo i consigli per gli acquisti vi aspetto qui per finire ancora di farcire quella che non vedo l'ora perché già l'acquolina in bocca sale e fa molto male come sempre io vi dico. E poi magari parleremo ancora, ne so, vedo lì quelle castagne, me lo vuole spiegare come si fa a scartarle meglio di una caramella il nostro Giacomo Muraca, quindi vi aspetto qui insieme ai miei due ospiti che sono a loro volta a casa loro, a casa tua torna tra poco. Velocemente siamo di nuovo qui con voi in dolce compagnia, anzi insalata compagnia, perché con me c'è sempre il pizzaiolo, maestro pizzaiolo in Trieri, ben ritrovato. Come va al forno? Bene? Possiamo già togliere secondo me. È Giacomo Muraca, ormai stra conosciuto, stra famoso non solo per la salsa da nunna. Giacomo, quanti altri prodotti? Il penultimo è pizza fai da te. Poi abbiamo cercato anche di dare qualcosina, di fare qualcosa di pronto anche per i salami. Ok. Salame? Sì, abbiamo fatto il pronto salsiccia e salame. Quella salsiccia che si mangia... Anche là c'è un po' di confusione, perché non si sa quanto sale bisogna mettere nel fare le salsicce, quanto peperoncino in polvere, quanto salsa di peperoni. Questa è una soluzione proprio... Questo invece noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un kit, sì. Lo abbiamo studiato con un maestro salumiere, anche quello là. E abbiamo tirato fuori che con 100 grammi di quel prodotto può essere fatto 100 grammi, 1 kg di salsiccia, 1 kg di soppressato, 1 kg di pancetto, 1 kg di caricone. E viene buona come quella che mangio all'agriturismo? Uguale. Valle dello sceriffo. L'origano mi ha detto dopo? Lo mettiamo dopo. No, perché io ci tengo particolarmente, sto pure che c'è nel kit. Sentire il profumo dell'origano, l'origano calabrese.
Tutto calabrese. Tutto calabrese. Tu di dove sei? Calabrese. Io di dove sono? Della Calabria. Tu di dove sei? Calabria. Nessuno mi ha detto quale paese. La Calabria è tutto un paese. E dove un sei paese nato unico. Tu? A Cicala, dove è nato mio figlio Ivan. A Cicala, perché gli altri due dove sono nati? E io sono nato a Catanzaro, sono nato sì, tutti e due a Catanzaro. Scusa, Ivan che è più piccolo no, è nato a Cicala. È nato a Cicala, bene. E invece il nostro chef lo abbiamo calabrese, ma proprio paese. Cosenza. Cosenza? Città. Vicino all'acquedotto. T'ho sentito prima parlare. Ah, ecco qua, l'acquedotto, perché però non funziona, mi pare, no? No, non funziona. È un reperto storico ormai. Io sono invece catanzarese, sì, diciamo, tra il mare e la città. Bene, quindi qui per un unico comune denominatore, che è quello di assaggiare questa pizza fai da te, che ormai potete trovare già in distribuzione, Giacomo? Sì, nei migliori supermercati. Sì. Oppure chiamare direttamente in azienda, oppure andare sul sito del gruppo Muraca, www.gruppomuraca.eu, oppure a sarsadanunna.com. Però su gruppo Muraca trovano poi tutti i prodotti anche, no? Sì, tutti i prodotti che facciamo noi, perché noi facciamo all'incirca 80 articoli. Infatti. Dai sughetti pronti, al pelato, al pronto salsiccia, come dicevo prima. Senti, tutti gli aromi. E parlami delle castagne. Le castagne, sono la storia, un po' dei Muraca, è un po' la storia delle castagne. Dai. Noi riusciamo ad aprire le castagne, riusciamo, fammela procedimento semplice, riusciamo a far aprire le castagne. Ma gliela facciamo impastare sta pizza nel si frattempo? Si sbucciano come le caramelle. Anna. Sì, lui può continuare, io ti do una mano, Michele. Okay. Michele, nel frattempo gli spiego ad Anna. Mamma mia, che meraviglia. Anna, nel frattempo ti faccio vedere come si sbucciano le castagne, facciamo noi, vedi? Questa è la castagna fresca, freschissima. Mamma, come una caramella. Può essere infornata, può essere arrostita, può essere cotta. Si sbuccia come una caramella, può essere fatta il baron glacé, dopo che è sbucciata così, o può essere fatta col tuo vino cotta, cotto? Con il mio vino cotto, sì. Indovina dove ce l'ho? Qua. Dovresti averla a casa tua. Sì, ce l'ho a casa mia, eccolo. Per servirla. Il vino cotto diciamo che è un po' la base anche dell'aceto balsamico, Vino cotto non è altro che il mosto che non è ancora, che non inizia nemmeno a fermentare, perché bisogna bloccare lo zucchero, farlo cuocere fino a che si riduce ad un terzo. Quindi se noi prendiamo un litro facciamo 333 grammi di vino cotto. Dopo averlo fatto cuocere per 6-7 ore di seguito, e quindi riusciamo a farlo arrivare. Dalle tue parti il vino cotto viene utilizzato anche per curare malanni di stagione insieme a tutte le altre. Ma noi veramente non curano i malanni, lo utilizzano per mangiare bene, per bere bene. Sì, a parte quello. Per gustarlo bene. Ti dico, dalle mie parti l'ho provato proprio con il tuo. Da me bevendolo prima non ce li hanno i malanni. Hai ragione, anche questo è vero. Però per chi dovesse arrivare alla fine, che hai malanni, un po' di vino cotto, dei fichi secchi. Dai, caro, vai. Sì. Ma si fa per fare il sanguinaccio. Sanguinaccio. Si faceva la famosa scirubetta una volta, quando ancora non c'era il gelato, con la neve. Con il caffè, il vino cotto. Sapete ragazzi che quasi ce ne andiamo in montagna, nella montagna catanzarese, diciamo, prediligiamo, perché lì abbiamo tutti gli amici del semaforo, abbiamo gli amici del Grand Hotel Parco dei Pini, abbiamo gli amici dell'hotel dell'albergo della Posta, e poi quelli di Villaggio Palumbo. Vorrei realizzare delle puntate sulla neve. Cucinare sulla neve, ci facciamo pure la scirubetta. Le cardarroste di Muraca, e il vino cotto lo porti tu. E tu che porti? Io la pizza, come al solito. Porta te stesso, che gli ingredienti per la pizza te li portiamo noi, Michele. Vabbè, okay, nel frattempo la pizza te la tolgo io. Pronta, prego. Sì, grazie. Ti faccio spazio sulla cucina? Sì, fammi spazio sulla cucina, perché adesso tu il tempo che la vedi sulla cucina non la vedi più, perché... Oh mamma mia, ragazzi, questa è una pizza fai da te. Ma che? Sembra di stare proprio nella patria della pizza DOP, assolutamente. Ecco, vi consigliamo, ricordate cosa vi dico sempre, abbiamo anche le migliori cantine di tutta la provincia di Catanzaro, e che ci fanno tantissimo onore in tutto il mondo, le cantine Starti. Quale migliore abbinamento
pizza, vino, vino bianco, è stato scelto, vi ricordo, dal consorzio mozzarella di bufala campana DOP, proprio come il greco, il nostro greco che abbiamo praticamente qui, lo prendiamo, ecco, vedete, questo è il migliore abbinamento cibo con la pizza, e vino pizza, quindi ce l'abbiamo noi in separata sede, perché se dovessimo andare in onda negli orari in cui purtroppo non si possono fare pubblicità a bevande alcoliche, poi rischiamo che non ci vede nessuno, e quindi lo beviamo in separata sede, va bene? Va bene, lo regano sulla pizza perché ancora non l'hai... Certo, non lo so, io non lo farlo tu. Lo facevi tu? Tu l'hai detto. Senti, c'è il profumo dell'origano calabrese. Mamma mia, ragazzi. Non so perché, ma non vedo l'ora oggi di lasciarvi con gli amici. Abbiate pazienza. Perché mangiare in trasmissione, il regista mi dice sempre che faccio dei bocconi troppo grandi, allora non posso io fare dei bocconi grandi. Ognuno, come si dice? Si dice dalle vostre parti, mangia a gusto tuo e veste a gusto d'altro? Insomma, vi vedo con un accento dubbio. Diverso, sì. E come si dice con l'accento tuo? Mangia questo tuo e vesti... Questo è italiano, caro, me lo devi dire in cosentino. Mangia questo tuo e vesti come ti dicono là. Cioè. Oi fra. Oi fra, su benina. Su benina. Bene, bene. E dalle tue parti invece come si dice? Se uno che ti vuole bene ti fa vestire bene, se uno che... Ecco. Se non ti vuole bene ti fa vestire male, quindi sì, sono quello che ti dicono, però guardati allo specchio quando esci poi. Guardala, mi è venuto in gran forma, questo è un fotomodello prima di essere un imprenditore quotato di tutte le meraviglie alimentari che ci sono nel nostro territorio. Beh, direi che tra poco ci siamo, spiegami dei passaggi e dammi qualche chicca per i nostri amici da casa. Vabbè, i passaggi qua sono semplici, perché c'è l'acqua giusta, sia come valori tipo il pH, con valori chimici quindi, e anche come quantità, basta versare tutta l'acqua, ci sono le istruzioni comunque. La farina è giusta, il peso giusto, compreso lo spolvero. Sì. E poi c'è il sale del peso giusto. La farina giusta, questa è importantissima, a prescindere dal fatto che risparmiate proprio come spesa per portare in tavola questa specialità, ma c'è la farina, quella che non vi fa sbagliare il risultato, attenzione, certo. Questo è il bello, lì c'è tutto quello che fa venire fuori una pizza di altissima qualità. Ok? Questa è la differenza, magari nel volerla realizzare noi con gli ingredienti presi un po' quella. Poi c'è il pomodoro giusto, ecco. Tra l'altro io ci tengo sempre a precisare, perché senza farlo apposta Giacomo ha fatto una cosa bellissima. Fammi vedere come lo metti qua su questa pizza. È comodissimo, perché questo è già col sale giusto. Fammi la mossa. Facciamo così. Fammi la mossa. Facilissimo. Questa è per tre pizze di questa misura, o 4 da 28 centimetri. È facilissimo, guardate? Mamma mia. Quindi è pratico, soprattutto per i celiaci, anche a casa, anche non per forza con il kit, anche nelle pizzerie, perché non bisogna, si sa che per non contaminare bisogna fare una linea a parte. Come no. E quindi magari con queste bottiglie si risparmia un po' di... Vi raccomando, ristoratori, fate le persone serie, perché gli intolleranti al glutine sono persone che comunque devono mangiare bene, devono godere della serata, della cena, del pranzo, come tutti quelli che non soffrono di questa intolleranza. Quindi vi raccomando, ci affidiamo a voi. Con un cucchiaio, semplice così, piano piano, senza danneggiare la struttura dell'impasto, quindi senza appoggiarlo con forza, sì, ma solo superficialmente. Cioè, vado a riporre. Sulla parte inferiore, per favore. Ti ho visto, caro. Prego. Che carini che siete. Siete un amore, veramente un amore. E oggi sei per la prima volta qui nel mio studio, però ti inviterò quando avrai tempo. Come? Con molto piacere. Verrai questa volta, mangerai un secondo piatto. Mangio dopo, però. Dopo? Ok. quindi si è trovato male a mangiare prima, poverino, si è trovato male. Giacomo, senti, invece volevo ritornare un attimo alle castagne. Quindi per cortesia dimmi la differenza. Per esempio, le abbiamo viste fresche, che si sbucciano meglio delle caramelle, però volendole con quella ricetta, tipo le castagne, sai, del prete, così si chiamano, no? Qual è il passaggio in più? Le castagne del prete non è una castagna tipica calabrese, le nostre castagne sono le castagne al forno, le castagne infornate, che io ho portato da qualche parte, dovrebbero esserci. Sì, dietro di te. Vedi, forse Michele, vai, che tu che sei ginnico, mi dovesse cadere lo showman. E queste sono le castagne al forno che ti faccio vedere
che è il risultato della messa al forno di queste castagne che si sbucciano da sole. Perché noi siamo arrivati a questo risultato perché volevamo fare le castagne al forno. Per fare le castagne al forno non si possono mettere le castagne fresche. Diversamente nel forno producono dei gas all'interno della buccia se non è aperta e quindi esplodono. Allora per non far esplodere le castagne bisogna mettersi là e intaccarle. Noi non abbiamo fatto questo, ma abbiamo trovato un procedimento per far aprire le castagne da sole, in questo modo. Ecco. Dopodiché le mettiamo al forno. Segreto questo procedimento? Sì, un procedimento segreto naturalmente. Dopodiché le mettiamo al forno e abbiamo questo risultato che è molto meglio di una castagna del prete. Ho capito, ma io lo sto vedendo, possiamo... ma quando è che me le fa assaggiare? Ecco, questa la può assaggiare, è morbidissima. Vedi, pure a me, scusa. Ecco, vai. Ecco, prego. Io faccio qua, vi assisto. Mm. Si aprono da sole come le caramelle, meglio delle caramelle perché la caramella forse ci vuole più tempo, morbidissima. Le fanno male, queste fanno solo bene. Queste fanno bene, regolano l'intestino, hanno delle caratteristiche naturali, perché poi io tengo a precisare che la castagna è un prodotto dove non ci sono conservanti, insetticidi. Coloranti, insetticidi, antiparassitari e roba varia, perché è un prodotto naturale che cresce sugli alberi a una certa altezza e poi viene raccolto a mano senza mettere nessun... Calabria. Questa è la nostra Calabria e io invito ancora una volta a consumare i prodotti calabresi perché, come dicevo prima, è il sole che matura. Michele, prego, Michele. Assolutamente sì. Ti assisto. Cioè, guarda quello con lo sciroppo. Sì. Cerco di farti stare bene perché, ecco, queste qua possono essere... Allo sciroppo o al vino cotto. Posso essere utilizzato anche il vino cotto per farlo in vasetto. Ma me l'hai portata la castagnella? Me l'hai portata la castagnella? No, questa sera no. Non ho con me la castagnella. No. La castagnella che è la marmellata, la marmellata di castagne che noi facciamo con la nostra farina di castagne. Chi ascolta può benissimo andare al supermercato e comprare la nostra farina di castagne e con l'altra farina di castagne non viene bene. Riconoscete il marchio? Il marchio è Sapori Antichi, gruppo Muraca, quindi dovete comprare questa farina perché noi facciamo una farina speciale senza odori e senza profumi di legna perché la essicchiamo le castagne con un procedimento diverso. Con un procedimento solo ad aria calda dove gli diamo solo calore e non gli diamo odori e profumi diversi e quindi con la farina di castagna nostra idratata in acqua per 20 minuti poi può essere acqua, non è un problema quanto acqua si mette, tanto quando si va a cuocere poi la farina di castagna per fare la marmellata con gli ingredienti dovuti ognuno mette quello che ci vuole dentro. Ma tu mi hai visto che ho fatto il castagnaccio calabrese? Ci ho messo dentro l'amarotto, il liquore al bergamotto, con la tua farina di castagne e l'uvetta sul tanino. Ma è venuta una meraviglia, la dobbiamo rifare assolutamente tra di noi. Allora, finiscimi di dire giustamente quello che stavi dicendo. Quindi questa ricettina tutta vostra, naturalmente. La marmellata di castagne che noi facciamo viene fatta in questo modo qua, solo con la farina. A mettere tempo, con questo sistema qua ci vuole pochissimo perché le castagne sbucciano molto facilmente. Infatti. Però non si trovano dappertutto, bisogna trovare le castagne della giuste. Sapore Antichi del gruppo Muraca finché uno le sbuccia in un minuto si mette là, sbuccia le castagne. Questa è veramente una chicca, cioè vi voglio fare vedere ancora una volta. Attenzione. E riesce a fare anche la marmellata subito perché si sbucciano facilmente senza mettere là a lessare, ad aprire. Ma che? Perché si sbucciano da sole, vedete che. Che meraviglia, che specialità. Ma date questo ai bambini, agli anziani e anche a voi che siete insomma in un'età media della vostra vita. Mangiate sano, promuovete i prodotti della dieta mediterranea. Giacomo Muraca insieme alla sua azienda Sapori Antichi promuove assolutamente perché il pomodoro che è l'emblema insomma del gruppo è un antitumorale per definizione. Michele, assistiti, lui ci assiste e io direi che questo per oggi. Grazie, caro, grazie. Oh, che bello, ne ho vinte due. Poi c'è pure la pizza margherita. Per oggi è tutto. Se volete rivedere queste puntate, vi raccomando, ritornate ad ascoltare i consigli e gli approfondimenti di Giacomo Muraca e del nostro maestro pizzaiolo Michele Intrieri su www.acasatua.tv. E ricordatevi di andare sul sito iprodottidelsud.it per scegliere il prodotto al bergamotto, realizzare la ricetta e concorrere all'estrazione chiaramente della ricetta, delle tre ricette migliori, quelle che avranno lasciato un ricordo indelebile alla giuria che poi le andrà a scegliere. Quindi per oggi è tutto, grazie Michele grazie per essere a voi stato all'ospitalità.
con noi. Grazie Giacomo. Grazie a te. Torna con Anna. Tutto quello che manca. Sì. Ok. Ti faremo buona compagnia, ti accompagneremo con i prodotti sani, buoni e genuini della Sapore Antico. Grazie mille, grazie a voi per l'attenzione e tante cose buone da mangiare a tutti. Ciao. Arrivederci.